Parliamo di economia. Conduce il professor Antonio Maria Rinaldi. Buongiorno, buongiorno a tutti, carissimi radioascoltatori, sono di nuovo qui con voi. Eccomi. Allora, qui la settimana si comincia in un certo modo, perché? Perché ci sono due notizie, mi spiace doverle dire, però la realtà è questa, non bisogna chiudere gli occhi, non bisogna mettere la testa come gli struzzi sotto la sabbia, ma bisogna dirle le cose, almeno serve da monito e soprattutto per poter cercare di trovare qualche soluzione, perché effettivamente ci stiamo avvitando in una situazione sempre più difficile da sostenere. Quindi, purché se ne parli, l'importante è che tutti siamo a conoscenza che c'è una situazione non certo florida, e un pochino stride un pochino con la notizia apparsa proprio oggi, che appare un po' su tutti quanti, sia le notizie stampa, in cui la fiducia dei consumatori sale ai massimi da marzo del 2012. Mi ha colpito molto questa notizia, perché a dire la verità basta andare nel mercato sotto casa o fare un giro, che vi posso dire, nel bar oppure al giornalaio, per percepire invece gli umori delle persone che non siano proprio i massimi. Allora dico, ma come mai invece poi la fiducia dei consumatori è ritornata sui massimi dal 2012? Perché mi sembra che la situazione non è che si stia evolvendo nel migliore dei modi. Allora sono andato a leggere e ho capito il perché, e la leggiamo anzi insieme. Allora, il clima di fiducia dei consumatori a giugno balza da quota 95,7 dall'86,4 di maggio, quindi è un dato veramente incredibile, quasi 10 punti di più. Si tratterebbe del livello più alto dal marzo del 2012. Tuttavia, l'Istituto di Statistica spiega che proprio a partire da giugno sono state introdotte innovazioni riguardanti il campione e le tecniche di rilevazione. Ah, ecco perché. Allora, praticamente, cosa è successo? Hanno modificato i criteri con i quali si determina questo indice di fiducia dei consumatori. Quindi non è il dato omogeneo rispetto agli altri. È come dire, guardate che non teniamo più conto degli schiaffoni che prendiamo, li togliamo in maniera da... È una battuta, ma per far capire che non sono omogenei. Certo, se non tengono conto di certi parametri che prima invece erano inseriti, è ovvio che c'è un miglioramento, perché evidentemente sono stati tolti degli elementi che facevano trasparire il pessimismo. Questa è la realtà. Infatti la nota prosegue dicendo: variazioni che potrebbero causare discontinuità nei confronti con il passato. No, non è che potrebbero, determinano anche una grossa discontinuità nei confronti dei precedenti rilevamenti della fiducia dei consumatori. Un miglioramento però potrebbe essere dovuto anche al congelamento del pagamento dell'IMU sulla prima casa. Sicuramente questo è un dato positivo, perché perlomeno riusciamo così a tenere in tasca quegli ultimi spicci che ci sono rimasti, però secondo me non è sufficiente per poter giustificare un aumento di quasi 10 punti dell'indice della fiducia. Ne sono certo, anzi credo che tutti quanti ne siano perfettamente non voglio dire parole, perché qui sennò dico brutte parole, allora devo trovare delle parole da surrogare alle brutte parole, perché purtroppo ci siamo resi conto che questi indici, come d'altronde quello dell'inflazione, perché quello è un altro sintomo incredibile, di, non voglio dire presa in giro, ma si discosta dalla realtà in una maniera incredibile. Noi ci rendiamo conto anche dall'acquisto quotidiano di generi normalissimi, per parlare dagli alimentari fino a, ad esempio, qualsiasi tipo di vestiario, cioè, noi ci rendiamo conto dell'aumento che viene, e poi ci vengono a raccontare che l'aumento dell'inflazione annua è dell'1,1. Io non lo so dove vanno a prendere questi prezzi, però diciamo che il padre di famiglia, la massaia che per fare la spesa, sicuramente subisce un livello di inflazione nettamente superiore rispetto a quello che ci viene così abbindolato, diciamo abbindolato, ma
dalle statistiche ufficiali. Un po' sempre il famoso pollo di Trilussa, ve lo ricordate? Io lo cito sempre. E guardate che nel campo degli economisti ho notato che ultimamente la famosa storiella, la poesia, che si chiama appunto di La statistica di Trilussa, viene sempre più citata e nominata. La dico molto brevemente, la famosa poesia del grande scrittore romano diceva praticamente che le statistiche ci fanno sapere che ogni anno ogni italiano mangia un pollo, poi però se vai a vedere c'è chi se ne mangia diversi e chi poveraccio non sente neanche l'odore. E tutte le volte che io leggo qualsiasi tipo di statistica io ho a mente la statistica, ma quella però di Trilussa, e credo che tutti quanti noi facciamo esattamente lo stesso identico ragionamento, quindi vale quello che vale. Poi, andando sempre a vedere questo benedetto rapporto nei dettagli, si dice che le valutazioni sulla situazione economica della famiglia migliorano, il saldo passa da meno 65 come indice di fiducia, attenzione, a meno 63, quindi è aumentata chiaramente, essendo negativa, per i giudizi, e da meno 23 a meno 18 per le attese. Poi inoltre aumenta il saldo dei giudizi sul bilancio familiare, passando da un meno 23 a un più positivo meno 18, quindi ci sono 5 punti in favore. Inoltre si dice anche, sempre nello stesso rapporto, che le valutazioni sull'opportunità di acquistare beni durevoli invece peggiorano, cioè il saldo diminuisce da meno 106 a meno 116. Pensate un po', non si esprimono neanche valori positivi, ma rispetto all'indice 100 siamo a meno 116 sulla opportunità di acquistare beni durevoli. Beni durevoli significa comprarsi la casa, comprarsi, che vi posso dire, l'automobile, qualche cosa che rimane negli anni, quindi sono degli investimenti che vengono fatti con una certa visione di lungo tempo. Dopodiché qui ci si fa sapere anche che a livello territoriale il miglioramento della fiducia è diffuso in tutto il paese, cioè in tutta Italia c'è un senso più ampio di fiducia. Ripeto, io non sono assolutamente d'accordo, perché al di là diciamo di questi numeri, che però in maniera corretta dicono che sono stati cambiati alcuni termini, alcune innovazioni riguardanti il campione e le tecniche di rilevazione, mi sembra piuttosto ovvio purtroppo che la situazione si sta avvitando. Lo vediamo dall'aumento della disoccupazione, che sta raggiungendo veramente dei livelli di insostenibilità sociale, e non parlo solamente del quasi il 12%, che effettivamente è una vergogna per un paese evoluto come l'Italia dover registrare, ma soprattutto per quella giovanile. Quella giovanile ha raggiunto delle cifre incompatibili con una nazione che fa parte di un'Unione Europea, di una nazione che insomma fa parte della fascia alta dei paesi del mondo, perché apparteniamo alla fascia estremamente alta. Basta vedere purtroppo alcuni paesi ancora come sono strutturati, cosa offrono ai propri cittadini. Quindi noi siamo ben fortunati di appartenere a una nazione però come l'Italia, però ci rendiamo perfettamente conto che stiamo molto perdendo degli diritti acquisiti in precedenza. E che dire, quando si ha una nazione con quasi il 39%, e qui siamo sempre alla media della statistica di Trilussa, perché sappiamo purtroppo che in Italia ci sono delle aree, specialmente nel Mezzogiorno, dove purtroppo il tasso di disoccupazione giovanile ha delle rapporti vergognosi, non veramente impossibili da mandare giù. E io lo vedo anche all'università, quando in realtà ho molti studenti bravi, per carità, perché è vero che c'è sempre il solito che ci prova, ma quello dappertutto, però devo dire che moltissimi ragazzi si impegnano, e come, sono molto bravi, si vede che hanno studiato e soprattutto che hanno voglia di studiare per poter poi dopo trasferire il tutto nel lavoro. E poi vengono da me e mi dicono: professore, io ho studiato tanto, ho fatto tanto, l'ha visto, mi sono veramente impegnato. Tante volte pensate che ho degli studenti che ritornano a rifare l'esame perché magari hanno rifiutato un 27, capite? Perché aspirano ad avere il 30, proprio perché poi dopo vogliono laurearsi col massimo dei voti, perché sanno benissimo che poi anche all'inizio il voto
preso all'esame di laurea può influire sicuramente nel giudizio per l'accesso al primo lavoro. Poi dopo vi garantisco che se vi siete laureati con 66 o con 110 lode, con il bacio accademico come si dice, poi dopo è la stessa identica cosa, però capisco che nel il primo accesso al lavoro può essere, o chi vuol fare dei concorsi può sicuramente essere importante. Quindi ripeto che molti rifiutano il 27-28, che è un voto meraviglioso, ottimo, lo rifiutano perché magari vogliono avere il 30, il 30 e lode, che poi gli va a fare la media. Quindi si vede che c'è una volontà, io li premio, perché quando vedo che c'è veramente una forte volontà, allora vuol dire che c'è una passione dall'altra parte. E poi però dopo vengono da me, come dicevo, quasi con le lacrime agli occhi, e dicono: professore, io studio tanto, lei lo sa, mi aiuti, non riesco a trovare uno straccio di lavoro, sono disponibile a fare qualsiasi cosa pur di poter entrare nel mondo del lavoro, ma tutte le porte sono chiuse. Io gli dico: figlio mio, se potessi fare, farei qualsiasi cosa, purtroppo non sono nelle condizioni, sono un docente universitario qualsiasi, se potessi ti posso fare tutte le lettere di presentazione che vuoi, ma sai benissimo che le buttano nel primo cestino, purtroppo questa è l'Italia. E mi dicono: ah, se io potessi andrei in Germania, andrei in Francia, andrei in Inghilterra per poter lavorare. Io dico: è possibile che nel 2013 ci troviamo nelle condizioni in cui i nostri giovani, quelli che dovrebbero rappresentare il futuro della nazione, per poter lavorare debbono aspirare ad andare all'estero? Non è concepibile, anche perché sappiamo benissimo che quei fortunati, perché a questo punto lo dico, quei fortunati che riescono ad andare all'estero con un bel bagaglio di studi, quindi laureati, poi dopo non ritornano più, perché magari sono coinvolti in qualche lavoro, lì c'è la meritocrazia, vanno avanti e poi dopo non hanno di ritorno qua in Italia nulla che possa surrogare quei buoni lavori, poi mettono su famiglia e dico: ma rimanete qua, cercate, stringete i denti, vedrete che poi qualche cosa succede. Però dentro di me so benissimo che purtroppo non succede nulla, questa è l'amarezza, e dico: ma è possibile che ci siamo affidati a un sistema, a un modello, che invece di andare avanti anche tanto stiamo andando indietro? Questa è una domanda che io mi faccio costantemente, quindi qualche volta, se sono sovrattono, sappiate che la mia finalità è quella di cercare un po' di sollecitare chi dovrebbe invece prendere delle decisioni a prenderle veramente. Fate qualche cosa, non fate gli ignavi, perché vi ricordo che anche il nostro Dante nell'ultimo girone degli inferni, dell'inferno, ha proprio posto gli ignavi nel posto più brutto, perché li considera addirittura peggiori di chi aveva fatto cose sbagliate, perché almeno avevano fatto qualcosa, mentre invece l'ignavo è quello che proprio non fa assolutamente nulla. E noi purtroppo ci troviamo in una conduzione di persone, anche a livello soprattutto europeo, che sono proprio il prototipo degli ignavi, che non stanno facendo assolutamente nulla, e nel frattempo l'Europa brucia, e qui non va bene, perché noi siamo sempre stati europeisti, abbiamo sempre creduto nel progetto europeo della casa comune, ma non era certo assolutamente questo quello che noi volevamo, aspiravamo, e soprattutto che avevamo capito. C'era stata prospettata un altro tipo di unione fra tutti quanti i popoli europei, e quindi noi con tutta la nostra forza cerchiamo di riportare a quei giusti valori dei padri fondatori, perché ci stiamo rendendo conto che attualmente sono distanti anni luce da quel modello, che invece era di un ideale veramente di fratellanza fra tutti i popoli europei. Adesso rigiro la linea al bravo Matteo dall'altra parte del vetro e poi continuiamo su un altro bell'argomento. Grazie.